Aggiungete tutti i vostri amici che stasera ci sarà una piccola preghiera in Cristo Gesù. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore. Signore è grande e potente nell'amore e nella grazia del suo figliolo Gesù. Un saluto a Cinzinella. A Giovanni Piccuccio, benvenuti. A Ninfa Di Maio, Anne, che partecipa, che il Signore benedica tutti nell'amore nel Signore Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia.
Gloria a tuo nome, Signore. Santo sei, Signore. Meraviglioso sei, Signore. Alleluia. Gloria al Signore. Bene, il Signore ci benedica, ci siamo messi in comunione. Alleluia. Pace, sorella di Mico Immacolata, Dio ti benedica. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. E Padre Santo, Dio d'amore, anche stasera vogliamo dar gloria a te, Padre, principalmente attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, che tu ci illumini anche stasera, facendo sì che possiamo condividere questo amore grande con tutti i fratelli e sorelle in tutto il mondo. E soprattutto, Padre, stasera leggeremo la parola di Giovanni nel capitolo 1, che è la più forte che ci sia. È meraviglioso poter condividere la tua parola anche stasera, Signore, in Giovanni capitolo 1. Alleluia. Benvenuti a tutti quanti. Ieri sera non ho potuto trasmettere, e l'avete capito il motivo, ho fatto una piccola preghiera, ma stasera cercherò di prolungarmi di più, ringraziando a tre sorelle che hanno contribuito
a una piccola spesa un fiore, è segno d'amore. Questo mi fa piacere, dar gloria a Dio attraverso queste sorelle. E una è la sorella di Mico Immacolata e una è Margherita Carducci e la sorella Barbara Signorelli, che saranno nominate sempre in tutto il mondo perché hanno contribuito alla spesa che mi è arrivata. Chissà quante ancora ce ne saranno sorelle e fratelli che desiderano guarire dall'ansia, dalle difficoltà, dai dolori, da tutte le preoccupazioni del mondo, offrendo un fiore, segno d'amore. E questa è la cosa più bella che possa esistere al mondo, sapere che c'è qualcuno che si prende cura di loro. È meraviglioso soprattutto poter dire grazie a Dio e a Gesù per quello che stiamo cercando di fare in questo mondo corrotto, perché noi vediamo che questo mondo si sta corrompendo completamente e più andiamo avanti e più è corrotto, tanto che dice un famoso padrone di questo mondo che deve esplodere se non tutti piegheranno le ginocchia davanti al suo figliolo Gesù. E lo dice così chiaro che io mi sono fatto convinto che è così. Perché c'è troppa amarezza, c'è troppa disattenzione, c'è troppo disguido avvicinarsi a Dio. E invece c'è molta pienezza nell'avvicinarsi a Satana, perché sembra che Satana gli dà lo zuccherino, sul momento ci fa affacciare il sole sopra il pozzo, mentre si agitano, che si muove l'acqua, sparisce tutto. Questo è quello che Satana vi dà, e invece Dio e Gesù vi dà qualcosa perenne, che non scompaia mai, resta reale per tutta la vita e per tutta l'eternità. Chissà se a qualcuno gli piacerà questo, se a qualcuno gli piacerà condividere l'amore di Dio e Gesù qui in questo mondo. E allora, se vi piace, insegnate ai vostri figli, quelli che ancora stanno per crescere. Ditegli, parlateci di Dio, che esiste Dio, c'è un Dio grande e potente che ci vuole aiutare a vivere in questo mondo corrotto. E questo mondo corrotto potrebbe diventare il paradiso dell'Eden. Invece di scoppiare, boom! Si ripristina automaticamente con la volontà di Dio. Che bello! Mi viene solletico qua, o qua, o qua. Dove vi viene solletico? Ci avete dei dispiaceri nel vostro inconscio, nel vostro cervelletto, nel vostro ipitalamo. E nel cervello condiviso ci sono troppi peccati, c'è troppo disguido, c'è un'ansia potentissima. Quest'ansia la può togliere solo Gesù. Se noi ci inginocchiamo e diciamo: Gesù, guarda quant'ansia che c'ho qua, butto ai piedi tuoi. La butto
ai piedi tuoi, abbi pietà di me. Santificami, purificami, donami la gioia che solo tu puoi donare. Solo tu puoi rinfrescare i miei sensi. Solo tu puoi rinfrescare la mia memoria. Solo tu puoi rinfrescare tutto. E io ti voglio bene, Signore. Nel nome santo del tuo figliolo Gesù, abbi pietà di me, Signore. Grazie per tutto quello che tu stai facendo nella mia vita. Grazie per la sorella Immacolata Verdicchio, che ha contribuito con un piccolo fiore in questi giorni. Grazie alla sorella Margherita Carducci, che oggi ha mandato un piccolo fiore, e grazie ancora alla sorella Barbara Signorelli, che ha contribuito con un piccolo fiore giorni fa. Non possiamo dimenticare queste persone che stanno usando bontà per questo piccolo uomo che in questo momento è nel bisogno. Quanti altri si aggiungeranno a salvaguardare quest'opera di Dio, che Satana non la faccia decadere, che non la faccia scomparire perché sta prendendo quota. E basta un piccolo disguido per crollare. Satana si metterà a ridere. Mentre crollerà, Satana sghignazzerà e dirà: ha, 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 ho vinto. Quanti di voi prenderanno gusto per quello che... Buonasera Margherita, ti voglio bene Margherita, come sei bella stasera, grazie di questo cuore Margherita, sei meravigliosa stasera, gloria a Dio, Signore ti benedica e ti faccia risplendere ogni attimo della tua vita, per l'opera che hai fatto e che farai ancora. Che il Signore veramente risplenda nella tua casa, nella tua famiglia e su tutti coloro che stanno vicino a te. E ancora per Immacolata Verdicchio, che suo figlio possa trovare. Sì, Margherita, che devo ringraziarti, perché ti amo e ti voglio bene e voglio che il Signore ti benedica. E grazie ancora alla sorella Immacolata Verdicchio, che anche lei con il suo piccolo dono ha contribuito a farmi salire l'adrenalina di nuovo, quella che il nemico aveva buttato giù. E grazie ancora a Barbara Signorelli, non finirò mai di ringraziarla. E a quanti ancora potrò ringraziare? Se avete capito, c'è un bisogno in questo momento. Devo costruire quella famosa clinica. Di un modo o nell'altro ce la farò, perché Dio è con me. E Dio dice: mettetevi all'opera, perché tutto quello che offrirete vi raddoppierà, vi triplicherà. Voi non capite le benedizioni di Dio quante sono e come possono contribuire. Sorella Margherita dice: Amen.
non potete mai immaginare le benedizioni di Dio. In un momento si tronca tutto e in un momento sembra che una rugiada casca sul luogo da benedire e rivive tutto. Non vedete, ieri sera ero distrutto, abbattuto. Oggi ho mandato dei video in questo profilo. Quando avete tempo andate nei miei video e li vedete. Poco fa ne ho fatto uno. Io faccio vedere il mio giardino sotto l'albero dell'olivo. E tutto ciò che il Signore sta facendo è in costruzione, ma presto ci saranno le realtà. Perché dobbiamo essere obiettivi nella vita. E questo obiettivo siamo noi a costruirlo. Abbiamo detto che con la mente possiamo fare tutto, tutto. Eppure una volta non ci credevo neanche io. E invece adesso mi sono ricreduto. Basta noi non cadere mai, stare sempre fermi nella fede, credere che Dio smuove le montagne e quelle montagne si smuoveranno. Non dobbiamo dar vinta al nemico quando il nemico ci butta per terra. Dobbiamo gridare a Dio, ai fratelli, alle sorelle, a chi ci sta vicino, a chi ci sta aiutando, con quel piccolo fiore che è segno d'amore. E alcuni hanno dato questo piccolo fiore perché possa questo giardino rifiorire. A volte basta un fiore a riempire un prato verde. Perché accanto a quel fiore si accosteranno gli altri da soli. È come la fede. Basta che uno prega e tutti vengono contribuiti. Manuele Ferracini dice: buonasera fratello, buonasera Manuele, Dio ti benedica a te, la tua casa e la tua famiglia. A nonna Mena 42, Dio ti benedica, a Usenname, benedizione. Che la pace del Signore sia ancora per Gianni, per Giovanni Picuccio e per tutti coloro che sono entrati in questa grande live di TikTok. Che la pace possa risplendere in tutti noi. E stasera preparatevi la Sacra Bibbia in Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Manuel Ferracini dice: grazie, che Dio ti assista. Anche tu potrai assistermi, Manuel Ferracini. C'è un grande bisogno in questo momento. Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. C'è scritto tutto. Stasera ho fatto tutto nuovo il sito. Basta che entrate in questo sito, avete tutte le spiegazioni lì scritte. Ho fatto un romanzo per voi, onde possiate veramente cadere in ginocchio davanti a Gesù. Tutti quanti aprirete questo sito. Cadrete in ginocchio e loderete Gesù, non per qualche cosa, non c'è nessuna fantasia e non c'è nessun altro scopo, lucro, c'è solo che quando lo aprirete
avrete Gesù nel vostro cuore, che si muoverà da solo, perché sarete coinvolti nella speranza, nella gloria sua, che sarà infissata sul vostro spirito. Questo troverete. Mentre vi segnate Giovanni capitolo 1 nel Vangelo, vogliamo pregare. Quando noi preghiamo, noi figli di Dio e sorelle di Gesù, devi cambiare nome, mi faccio tua mamma. Ok, vai a cambiare il nome, ti sto silenziando per tutta la sera. Domani entri di nuovo con un nome decente. Invece di sua mamma ti puoi fare a sua sorella, va bene? Ok? Va bene. Padre Santo, in che vita viviamo, Padre? Non basta scriverlo più o dicendolo. Se lo mettono come titolo nel profilo. E che fa? Allora ti blocco qua. Non ti è bastato che ti ho detto fatti cambiare il nome e allora ti blocco. Mi devi scusare. Non basta entrare dentro un profilo e ti dico ti silenzio, mi entri nell'altro, ti blocco. E se entri di nuovo con l'altro nome sempre, ti blocco anche nell'altro. Carmela dice ciao amore Carmelina. Quale Carmela sei? Amore mio, quella che ti conosco o quella Carmela che dobbiamo diventare ancora amore? Fammi capire, Carmela. Gloria a Dio, alleluia. Così mi so regolare con quale espressione devo amarti. Io penso che ti voglio amare dei miei occhi. Sei credente? Sì, sono credente a Dio e a Gesù solo e a nessun altro. Non porto religione avanti, io porto solo relazioni con Gesù, Cristo e Salvatore del mondo. Stefano 09, buongiorno. Siamo lo staff di Tu Si Que Vales, vorremmo inviarla al nostro shop a Cata. No, mi dispiace, Stefano 09. Io non mi attacco a nessuno, solo a Dio e a Gesù, a nessuno shop, a nessun di questo mondo. Posso solo amarli. Se vuoi ti posso amare, ma nient'altro. Gloria a Dio. Non faccio società con nessuno, con nessun altro al mondo mi contaminerà, nessuno. Voglio stare tranquillo con Gesù, Cristo, il Salvatore del mondo e con il mio Dio, il mio Creatore. Per tutta la vita, per tutta l'eternità, nessuno mi deve dire alzati stamattina e fai questo, nessuno. Se mi voglio alzare, mi alzerò. Se mi voglio coricare,
mi coricherò. Bene. Alessandro, che lavoro fai? Adesso sono in pensione. Zappo il mio giardino. Servizio ambulanza Teano. Buona serata. Buona serata. Dio ti benedica. Hai capito, Alessandro? Prima facevo il piastrellista, il muratore, il carpentiere, l'elettricista. Tutti i mestieri. In Germania facevo solo il piastrellista, perché lì ognuno fa il suo mestiere, ma qui facevo tutti i mestieri del mondo per poter campare, anche l'elettricista, il fontaniere. Mi è rimasto un po' di insegnamento. Gloria a Dio. Ogni tanto mi devo fermare per pulire la live. C'è qualcuno che sporca la live. Vintage, buonasera a tutti. Buonasera Vintage. Dio ti benedica te, la tua casa e la tua famiglia. Una ragazza a caso, 04. Benedizione. E ancora a Egidio Pangaro 2, benvenuto nella live di Angelo Piccone, il fratello minore di Gesù. Gloria a Dio. Bene, cari nella grazia, adesso dobbiamo pregare. Rosina Barbara, buonasera. Tre cuori rossi, che meraviglia, Rosina, Barbara. Dio ti benedica, a te, la tua casa e tutta la tua famiglia. Che la mano del Signore sia sempre con te e con tutti i tuoi cari. L'immensità della vita ti raggiunga e non si allontani mai da te. Benedizione a Enzuccio, TR. A Chiocco, a Checco e a Egidio Pangaro 2, benedizione. A Daniela, a Sofia Mela, che la mano del Signore sia con tutti voi. A Vigne, che vuole essere bloccato, non so perché vuole essere bloccato, non lo so, noi lo blocchiamo e basta. Ce lo dicono loro, bloccami, perché sparano a raffica parole insensate, parole stupide, come loro. Se non fossero stupidi non li scrivessero, perché già lo sanno che per una parola detta male vengono bloccate. Sì, Rosina Barbara, chiamami in WhatsApp, lo so che hai bisogno tanto, chiamami in WhatsApp, prendi il numero di telefono nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it, è semplicissimo, te lo scrivo qua. Te lo scrivo sotto il tuo nome.
www.gesu.la luce del mondo.it. Ecco, Rosina, potete scriverlo tutto a questo sito, chiunque mi vuole rintracciare può rintracciarmi. Ciao, Juventus, nel cuore fantage, Dio ti benedica. Benvenuti ancora Antonio e Domenico, a Simone Colasuono, a Simone Clemme 149, a Domenico 79, Chiara, Amato, alla sorella Barbara Signorello che è qui con noi stasera, che ci dà la sua risposta, come sta. Juventus nel cuore, punto fantage. Io lo faccio perché voglio bene a tutti. E hai anche la magliettina. Buonasera sorella Barbara Signorelli, come stai? Buonasera, buonasera fratello. Come stai, amore del Signore? Come stai? Bene sto, momento quando metto sotto la carica il telefono. Sì, sì, ti raccomando, se no poi cadi. Gloria a Dio. Nel frattempo saluto a tutti e poi preghiamo. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Allora, quando sei pronta, ci devi raccontare come te l'hai passata in questi giorni, perché stai... Sì, fai con calma, con calma. La sorella Barbara Signorelli ha sofferto tanto in questi mesi, quasi la morte, due volte. E stasera ci racconterà. Sono qua, fratello. Bene, sorella. Allora, c'è la sorella Laura Di Salvo che sta entrando adesso, Samantha Rossi. Allora, vorresti dire più o meno come te l'hai passata in questi giorni e come, cosa stai facendo di mangiare, se è lecito però, se stai prendendo delle cure che ti ho dato, se li stai seguendo, con calma sorella, comincia dal principio, che stavi male, ero all'ospedale, comincia dall'ospedale. All'ospedale, poi sono uscita e sempre sto combattendo per Biancavilla, il dottore dei polmoni. Ora sto più meglio, sto con l'ossigeno la notte e niente, oggi questa sera ho mangiato un po' di verdura. Bravo. Un po' di formaggio. Brava. Leggero. Formaggio, quello che non è salato. Perfetto. Leggero, leggero, che tu digerisci bene e ti raccomando, non ti deve mancare, che tu lo stomaco non lo devi tenere sempre pieno, però leggero, che lo digerisci bene. E molta insalata, ti raccomando, insalata ne devi mangiare quanto ne vuoi, va bene, di tutti i tipi. E non, sempre... Ma sono Cristo, fratello. Come? Sono la stessa. Sì, ma piano piano deve andare giù, non ti preoccupare, hai capito? Ci sono le medicine, non lo so.
No, no, tu devi andare piano piano perché mentre il sorvegliante che abbiamo tra le sopracciglia, ok, juventus nel cuore, fantagie, ciao, Dio ti benedica. Vai, tranquillo. Allora, quando il sorvegliante già vede che tu stai facendo le cose bene, come ti ho detto, le cose cambieranno. Ma se non fai le cose che ti sto dicendo di fare, il sorvegliante subito si accorge che tu fai dei cambiamenti e non ti fa dimagrire, hai capito? Anzi, ti fa ingrassare di più, hai capito? Allora, tu devi mangiare sempre cose leggere, insalata, brodino, eh? La pasta è sempre diversa, un giorno di un modo, un giorno di un altro, la carne sempre, se è possibile, non fare carne fritta, falla sempre a bagnomarino o a forno, ti raccomando, va bene? Ora tu già l'hai capito, l'importante è che non mangi sempre lo stesso cibo. Più tempo ci fai passare da un cibo all'altro, più l'intestino lo gradisce e io penso che tu hai capito quando ti mangi una bella insalata o con del tonno, con cipolline, con i pomodori. Io penso che tu hai provato una certa soddisfazione quando ti sei saziata, perché io la provo. Io la provo. Dico, ma guarda un po'. Senza spendere un granché, mi sono saziato e mi sono soddisfatto. E invece si mangia una scodella di carne oppure di salsicce e resta dispiaciuto di quello che ha mangiato. Manuel Ferracini, sai che soffri la depressione, devi chiamarmi in privato. C'hai 42 anni. Guarda che la depressione è brutta. Vai nel mio sito, ti scrivo il mio sito qua, così vai nel mio sito, prendi il numero di telefono, mi aggiungi in WhatsApp. Scrivo subito il mio sito. Allora, www.gesù la luce del mondo.it. Ecco. Allora, ascoltami, scusami sorella, do un'informazione a questo fratello, c'ha 42 anni e già si sente depresso. Abbiamo un po' di comprensione per questo ragazzo. A 42 anni dovrebbe fare dei salti mortali. Un buonasera, Assunta 609, Dio ti benedica. Allora, Manuel Ferragini, tu già da stasera in poi devi essere tranquillo. Hai trovato la possibilità di uscire dalla depressione. Solo che queste cose io non le faccio più qui in TikTok, davanti a tutti. Sai perché? Perché c'è bisogno di aiuti di voi per costruire una grande clinica missionaria. E questa grande clinica si fa con il vostro contributo. Allora, quando entri dentro questo mio sito, appena entri trovi il numero di telefono e sotto il numero di telefono trovi un IBAN PostePay e un IBAN PayPal. Se non hai il PostePay carta, non ha importanza. Se non hai PayPal, non ha importanza. Li puoi scaricare nel tuo telefonino oppure vai dentro un tabacchino. Ci dici, voglio versare un'offerta a questo numero di telefono in WhatsApp.
in questo PayPal oppure PostePay. Va bene? Ok. Poi non pensare più alla tua malattia, perché la tua malattia scomparirà al più presto. E come? Ti porterò indietro nel tempo. Ti farò chiudere gli occhi, ti porterò indietro nel tempo quando tu stavi bene. E vedrai, la gloria di Dio farà il resto. Gloria a Dio. Bene, sorella, abbiamo Sì, ultimato questo fratellino. Allora. io non l'ho provato. Io avevo una pare di serie che non lo trovo in TikTok. Perché? L'ho detto a tutti, ti ho mandato il video pure. Non l'hai visto il video che ti ho mandato? Sì, l'ho visto. È lo specifico. Ho visto per l'offerta, ho visto tutto.